Martedì 30 gennaio, quarta settimana del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Marco. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo. Vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla, dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Viviamo completamente immersi in una palude di cattive notizie. Quante volte ci capita sui nostri profili social di continuare a leggere titoli che annunciano sventure? Post dopo post non si trova una buona notizia. Si potrebbe essere indotti a credere che questo tempo non prometta niente di buono, solo una crisi dopo l'altra. Il Vangelo di oggi riporta due cattive notizie: una donna disperata perché non è riuscita a trovare la cura per la sua malattia e un padre con la figlia in fin di vita. La folla intorno sembra aver già ceduto alla rassegnazione. «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Eppure, i protagonisti di questa pagina sono attaccati a una roccia più dura della rassegnazione. Sono mossi da una fede granitica in Gesù. Sanno con certezza che Lui può anche l'impossibile. Spesso la nostra vita sembra costellata di cattive notizie. Non riusciamo a vedere nulla di buono in noi e negli altri. E potrebbe capitarci di non voler disturbare il maestro, perché ormai non c'è più nulla da fare. Invece questa pagina ci annuncia una meraviglia nuova. La fede in Gesù Cristo può rimetterci in cammino e darci speranza.
ma non quella che è l'ultima a morire, ma la speranza che non muore mai. Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale attraverso la meditazione della parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Production.